Abbiamo tutti presente quella bellissima sensazione che proviamo quando siamo seduti sul cesso a guardare persone che muoiono investite su Instagram Reels. Ma nell'esatto istante in cui le vittime raggiungono lo stesso numero del genocidio di Gad, compare la pubblicità di un gioco mobile che spesso assomigliano a qualcosa di questo tipo. Ebbene sì, in questo video io e Mr. Jake, in compagnia di 500 spettatori su Twitch, abbiamo guardato tutte le peggiori pubblicità dei giochi mobile. Buona visione! Benissimo chat, abbiamo 24 pubblicità dei giochi mobile pronte qui per essere guardate. Ma io ho una domanda prima di incominciare questa reaction. A voi, per caso, vi piace SpongeBob? A me sì un botto, cazzo, è bellissimo. Perché? No, aspetta, no, non dimmi che non c'è niente. Vi piace, no, SpongeBob, no, chat? Voi siete, no, dei fan di SpongeBob? No. Scusa un attimo, io ho paura di pensare che, siccome che le pubblicità dei videogiochi mobile sono tipo a sfondo sessuale di brutto, io ho paura di sapere che SpongeBob ha tanti buchi e ho paura di vedere come li utilizzano questi tanti buchi in un certo senso. Per quello, beh, quindi... Oh my. Dai. Amazing. Ragazzi, mi piace SpongeBob. Perché fate con i miei stessi occhi? Mi piace SpongeBob, ragazzi! Ti prego, dimmi che non ci vedo su Adventure Time, ti prego, per favore. No, non ti preoccupare, ci sono esseri umani reali dopo. Oh, cazzo, meno male, porca troia, minchia. Non per hai male, capito, dai. Antonio. No, aspetta. No. Questo con esseri umani. No, no. Restate, no, fino alla fine, no, per scoprirlo! Hanno fatto skip di toilet con sti cazzo di giochini giapponesi. Scusa, tipo, hai presente i bambini che quando guardano Skibidi Toilet tipo sono così Skibidi WSS, Skibidi WSS, e appare la pubblicità, tipo, magari stanno guardando tipo un video a cazzo di cane, stanno guardando tipo, non so, Poldo, i shorts di Poldo, poi appare sto coso qui e loro Skibidi WSS, Skibidi WSS. Andiamo avanti. Prego, prego, ma chi ti dice? Ma che cazzo è? Ma Ale no! No, Ale no! Cos'è, no? È una, no, pubblicità di YouTube! È una pubblicità di YouTube! Twitch, io prendo le distanze! È una pubblicità di porca ma... Scusami un attimo, ma cioè, classico video di spesa! Ha del contesto, ok? C'è del contesto! C'è del contesto! Guardatela! Questo ve lo giuro, ve lo giuro, ve lo giuro! Destra, sinistra... Madonna che sberra che gli ha tirato. Ma che va? Oddio, che fa? Bro, che sta facendo? Che fai, è Bob? Un gioco di si arma. Bro, ma che cazzo dici? No, non è vero. No, ragazzi, no. No, ragazzi. No, no. No, no, no. Ragazzi, no, io ve lo giuro, cioè il quarto, il quinto stadio di cancro, il sesto stadio di cancro, ragazzi, è questa pubblicità qui dove ci sono. Dove c'è un omino lì in mezzo al cazzo che deve sparare come un dannato ai barili o qualsiasi cosa ci sia per sbloccare altri nuovi vantaggi. Cioè, ragazzi, ha rotto il cazzo, hanno rotto i coglioni. È il peggio delle chat, delle hits chat con su Bicept di sottofondo. Basta! Allora, se questa pubblicità non aveva senso, ti assicuro che la prossima ha un lieto fine. Ah, comunque una cosa, sappi che questa era una mia live di Twitch, quindi se non vuoi perderti i contenuti in esclusiva e le trasmissioni, non mancare ogni sera alle 20:45 su Twitch. Cercami, mi chiamo Cristo Sparpol. Fantastico. Ok. Change. Endure. Ah, cambia. Si sta cambiando. Ok, bionda, va bene, si fa un po' di make-up, le sgoschi. Wow. Bello, make-up, bella pregna, ok. Qui ci mettiamo. Oilà, addirittura. E che è la principessa del trono di spade, cos'è? È lei. Guarda, ha fatto rinnamorare di nuovo il suo marito. Ah, fantastico. Ah, ma cos'è? Visto?
lieto fine. Alla fine si scopa la moglie. Ragazzi, 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 grande poderosa mossa della forbice X, proprio direttamente. Come... Ti insegna come calciare i bambini che ti vengono lanciati. La musica gliela hai aggiunta tutti, prego, dimmi. Strikad. Ma che ragazzi, classico ma allenamento di Ronaldo. No. Vi prego, voglio troppo rivederlo. Egoista. Isaki Yoichi. Egoista. Questo ragazzi è allenamento della Serie A. Ragazzi, chi la vuole provare con me questa cosa? Bello, ci sta, posso farlo anch'io. Però io faccio la palla, ok? Ci sta, mi metto così, mi dai un calcio in bocca. Cioè, questo effettivamente ha dell'utilità. Quando becchi, per esempio, visto, ha senso questo. Cazzo, quando becchi un bambino di merda che rompe il cazzo in continuazione nei ristoranti, che fa... Questo andrebbe fatto con i bambini veri, vivi, che piangono in treno. Mamma mia, che scorta vetro di me. E in aereo. Anche in aereo. In aereo non hai il telefono. Non è... Se tu esatto, guardare, esatto. Non hai il telefono, non hai niente. È la fine, è la fine. Ragazzi, ma lo sapete che la prossima pubblicità è la classica sera di una donna a Milano? Allora, no, ti prego, non dirmi che è una tipa che viene inseguita da qualcuno, ti prego, perché è molto probabile che sia così. No, ti prego. No, cosa sta facendo? Scusa. No! Questa classica serata di una ragazza tipo da sola ai navighi di Milano. Ai navighi di Milano. Porco due, ragazzi. Una no, donna a Palermo, questo. No! Una donna. Oh, che bella topa, va lì. Topolona! No! Marca di Primal. Sempre Palermo. No, ma ha fatto la stecca. Body count 2. No. Mi prendo in giro. Ma che no! No! Oh, location Palermo, palesemente. Chat, secondo voi di che cosa stiamo parlando? Calabria, Catanzaro, Bologna. Bologna! Cazzo, è Bologna! Merda, è Bologna! Può essere effettivamente una studentessa universitaria con capelli blu e tutto quanto che comunque si batte per... Esatto, si batte. Si batte. Si batte. Per la terza volta, no, ciao Cristo, ho fatto il cantante, ho fatto l'uno del server Minecraft, non me ne fotte un cazzo. Andiamo avanti, ragazzi. Ma no, ma non è una bella, ma no, ma vorrei... Non me ne fotte un cazzo! Andiamo avanti. Se la tua donna la tratti in questo modo, voglio essere la tua donna, voglio essere... Sono gay. Voglio essere la tua donna, lo stesso. No, che poi... Cos'è? Ma che cazzo è? Ma cos'è? Ma cos'è sta roba? Allora... Se qualcuno mi vuole spiegare che cosa vuol dire, sono lieto di ascoltarvi. Allora, te lo dico apertamente, è la metro di Milano, la verde precisa, per essere precisi, quella che va verso Abete Grasso, è presente, quella lì, uguale, identica. È la metro di Milano, o la giallo o la verde di Milano, sicuramente. Ok. Una delle due, comunque. Ma è, io non capisco il nesso del fatto che gli sta twerkando addosso un tipo che praticamente, non lo so, sporco come Cruciani, letteralmente, gli sta twerkando addosso e gli ha, non lo so, sdiarrato in faccia, praticamente con il solo uso di spostarlo. Bambino, okay, scegli maschio. Scegli. Ok, scegli il padre. No, no, ok. Bambino maschio che sembra femmina, okay, con le sembianze di un lupo. Okay. No, ma che crei un furry, vedi? Perché... Vediamo cosa è uscito, vediamo. Ok, è uscito fuori una donna, ok. Ma sono sempre uguali, va bene, ok. Mano sulla ciola. Oh, porco Dio! Oh no, adesso io... Scusami, scusami. Ma... Non lo so, non lo so, Antonio, non lo so. Non ho capito. Non lo so.
perché sti cazzo di pubblicità ce l'hanno con le scorregge, non lo so, Dio. Fateci caso, ragazzi, ogni volta in queste pubblicità qui c'è sempre la moglie che è una merda, che fa schifo al cazzo, fa, ma veramente è sporca, lei c'è da fare schifo. La tipa, che appunto è l'amante, che è una frenda topica assurda, una turbo frenda alla madonna, e il marito che è uno stronzo da fare schifo. Cioè, sono sempre queste le tre cose che stanno nelle pubblicità meme. E io non so voi, ma chi ha almeno un po' di cervello non ci va neanche a cliccare sopra, cazzo. Però io questo gioco adesso ho il dilemma di che cosa cazzo è. Se io scarico questa roba, a cosa gioco? A cosa gioco, porco d***o? Win Roblox gift cards. Ragazzi, vi prego, Quiz Bay. Adesso lo voglio subito scaricare. Finalmente possiamo avere i Roblox gratis. Sì. Sì. Io ho sempre voluto i Roblox gratis. I Robux gratis. Porco tu. No, che è sto bebito io. Oh no. Oh no, grande, grosso, giga doge. Porco Dio. Ma perché tutti ce l'hanno con le scorregge? Ma fa ridere. No, non lo so. I bambini hanno qualche fetish strano. Bambini, voi ridete? Poco doggo, ma che fai? Sì, non lo so, magari vanno veramente in ascensore. Ah, è bello compiaciuto lui. Tantissimo. Che piace. No, no. Ma che cazzo? Vabbè, figa, addirittura. Sì, ma arrivate, no, vabbè, che arriva di sopra, che mi trasporta, ma che è? Ma che cazzo ho appena visto? Banana cat crying cat. Allora, se qualcuno vuole scaricarsi questo gioco, io non lo faccio. C'è qualcosa che non va, qui. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non mi torna qua. Allora. Mo vi spiego, Questa è la... Spiega, prova a spiegare. Io sto vedendo, allora, io vi spiego quello che sto vedendo, ragazzi. Sto vedendo la trasmissione americana, dove appunto sei il padre, adesso è una trasmissione comunque americana, dove si dice se effettivamente il padre del bambino o no, ok? Di fianco abbiamo una donna, una bionda, e dall'altra parte appunto abbiamo Stephen Hawking, con un bambino nero in mano, e sotto... Stephen Hawking! Cioè, your father o my father è stortissimo, cazzo, non lo vedi? Ma poi perché ha tipo carpi in mano? Non capisco perché. Cosa c'entra? Perché la moglie forse era interessata a carpi in quel momento e... You are not the father. What? You leave me! No! Anch'io reagirei così comunque. Io potrei essere io questo chat. No! Oh, no! I am done with life. I already gave 777. Sembra molto quella pubblicità lì del tipo che, del nero che schiaffa la ragazza tipo per tre, fa: io ho 5.000 di potenza su Rise of Kingdom. Ma che cazzo. Beh, ragazzi, è una normale live del gabrone quando appunto non vince. No, no, questo è troppo. No, no, ciao. Buonasera a tutti e bentornati a Caduta Libera con il vostro caro Cristo. Ragazzi, secondo voi che cosa sta per succedere in questa scena? A, B, rispondete in chat, ragazzi. Sono molto curioso delle vostre risposte. Fatemi sapere. Chi vince, sono un euro di kebab in sconto. Bene, la chat ha stravotato. Ha stravotato A. Chi dava la risposta A? Un sardo nel tempo libero, praticamente. Cioè, allora, bro, se tu torni indietro, guarda, torni indietro, torna alla parte in cui lui sta leccando proprio in modo proprio grosso. Ecco, bro, se tu torni, croppi solamente la sua faccia e metà parte della mammella, tu non sai cosa sta succhiando. Tu non lo sai. Ok, qua devo tradurre perché siete ignoranti. Quindi, amore, sono a casa. Amore, perché? No, aspetta. Amore, vuoi sposarmi? Sì, certo. Ma perché sembra da... Ha comprato dei regali? Ha speso $20,000. Sono belli questi regali, però forse un po' troppo. Ha ancora $50,000.
non deve più andare, non deve più spendere soldi, ragazzi. Perché? Insomma, è una pubblicità del casino. Io mi domando. Cioè, ma... Because this is a brand new Vegas style slots game with extremely high payout. It's different from all. Non c'è niente che devi dire, Antonio. Non c'è niente da dire. Vai. Ok, bene. Che schifo. No, zio, dai, che. Dai, veramente. Che schifo. Che schifo. Questo che è schifo. Un gioco di guerra. Che schifo. Sì, ho capito, ma è un gioco di guerra. Non è un gioco tipo combatte alla Marco Togni, che caghi e ti lancia la merda. Li hanno riempito di merda con un imbuto. Vabbè, vediamo. Vediamo cosa. Vediamo il contesto fino alla fine. È morto per merda in bocca. Esatto, morto per merda in bocca. Merda. No, invece non si lui fatto. Ovviamente tirando delle martellate al terreno ha fatto una tenda. Ci sta, oh. E tirando altre martellate. E ecco. Cliccando sì. La tenda escono dei soldati. Sì, praticamente le famiglie al sud, praticamente così, con una madre che fa 10 figli, praticamente. Esatto, esatto. C'era palesemente una madre del sud dentro. Questa è una formazione degna di chiamarsi sfondamenta proprio. Chi cazzo caricherebbe questo gioco? Ma poi perché dovresti... Cioè, perché, qual è il senso logico? Mamma mia! Perché dovresti scaricare questo gioco? Cioè, io, se io vedo questa pubblicità, mi viene solo da segnalarla. C'è il dislike! Ha messo il dislike! Chiunque l'abbia messo, ragazzi, ha fatto la cosa giusta. Io non ce la potrei fare a scaricare un gioco del genere. Non ce la potrei fare. Mettetegli una tetta in bocca, mettetegli una tetta in bocca. Le tette devono succhiare. How to turn on X-ray. How to turn on X-ray on your smartphone. No, non è vero. Bro. No. Ma che cazzo? No. Bro, ora con l'intelligenza artificiale si può fare sta roba. Ne sono convinto. To this, you need to install a special mobile application with the X-ray function, with which you can see the human body through clothes. Go to the comments, click on the link, install and open the application. Piedi. No, siamo arrivati a quella lì, ragazzi. Siamo arrivati a quella. Io ragazzi sono rimasto qui solamente per vedere quella. Io non la voglio far vedere. Voglio vederla. Devo vederla. Che cos'è? Antonio, ti chiedo scusa. Bloccheremo. No, non è colpa di me, vero? Non è possibile. Mi dispiace, no, Antonio. Non è possibile. Siamo arrivati a cattivo.mp4. Io non volevo farla vedere, però non abbiamo raggiunto l'obiettivo sabato, quindi purtroppo devo mostrarla. Ti prego, dimmi che non è qualcosa che è legato a me. Think before you pull. Ok. Why are you so slow? You stupid. No! Come? Veramente sta andando a prendere il suo cazzo. Allora, io ragazzi utilizzo, me l'ha consigliato già da...